Quindi domani il congresso si sposta qui, non mi ha obbligato nessuno a mangiare le vitamine. Però è questo, il trasporto è molto importante, sapere il numero di persone che vengono domani, ma è sessione a tutti gli effetti. Mi sembrava chiaro, ma ho visto qualche... La prossima relazione invito, che prosegue sul tema delle leggi razziali, e gli effetti, diciamo l'intervento a due voci di Agnese. Ricorderete tutti quelli che erano a Bari l'anno scorso, è stato il titolo dell'intervento che io ho fatto e quindi penso ve lo, come dicevo, ve lo ricorderete senz'altro. Parlavo di Orda Arturo, astronomo di Bologna ed ebreo, che ha inventato negli anni 30 questo geniale specchio a tasselli che è stato il genitore di tutti i moderni telescopi multimirror. Ebbene, quello che vi volevo dire è che esiste un progetto internazionale, Cherenkov Telescope Array, che è un progetto di più di 100 telescopi, 118 circa 1200 energia, e di questo progetto internazionale, ovviamente non entro nei dettagli perché non voglio, né di questo di cui oggi vogliamo parlare, di questo progetto internazionale una parte si chiama ASTRI, l'acronimo di questa cosa che non ricordo mai, Astrofisica con Specchi a Tecnologia Replicante Italiana. E il primo di questi strumenti si trova a Serra la Nave sull'Etna, è un progetto del Ministero, dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e del CTA, appunto Cherenkov Telescope Array, è fatto da 18 tasselli esagonali esattamente come il telescopio di Horn, ognuno di 85 cm, il totale di 4,3 metri, funziona da un paio d'anni ed è il prototipo del progetto enorme generale del CTA. Bene, il 10 novembre prossimo questo prototipo, il primo telescopio del progetto CTA, sarà intitolato a Guido Orda Arturo. Dopo la presentazione che ho fatto l'anno scorso assieme a una mia ex laureanda, cioè neolaureata, e dopo un anno di contatti con l'INAF, il MIUR, il CTA, eccetera, siamo riusciti a far dedicare a Guido Orda Arturo, chiamando Orn 1, questo primo strumento. La speranza è che quelli successivi si chiamino Orno 2, Orno 3, Orno 4, ma di questo non siamo certi. Quello che ci interessava era che almeno il primo venisse dedicato a lui. Adesso scusatemi questo intermezzo tra virgolette pubblicitario, ma passo la parola ad Agnese. Grazie Fabrizio e grazie a tutti gli amici della SISFA per averci invitato a parlare di questo disastro, come è stato chiamato stamattina, delle leggi razziali. Un disastro che per noi archivisti e bibliotecari degli osservatori astronomici è iniziato quando Fabrizio ci ha proposto questa ricerca. Una ricerca che ha preso inizio a Milano, presso l'archivio storico della Società Astronomica Italiana, che si trova a Brera, all'osservatorio, nel quale è uscito un fascicoletto brutto, sporco, e con questo telegramma, che è il telegramma che sollecita al consiglio direttivo della SAIT di fornire i nomi dei soci ebrei. E da qui ha preso inizio una ricerca corale che ha coinvolto davvero tutti gli osservatori, una ricerca che devo dire purtroppo questa volta ha dato risultati e che è sfociata nel 2015 in una intera giornata a Bologna, fatta il 26 gennaio in occasione del giorno della memoria, intitolata Sotto lo stesso cielo, con un punto di domanda, perché evidentemente, ovviamente, nel 38 il cielo non era uguale per tutti. Voglio soltanto dire che anche per me studiare questi documenti, vedere questi documenti, è stato drammatico. Ha fatto la stessa sensazione che Paolo Rossi diceva di quando lui è andato all'ufficio centrale dello Stato a vedere queste cose. Avere in mano i documenti originali significa veramente toccare una parte della nostra storia che nessuno mai avesse immaginato potesse avere questo grado di, se mi permettete, accanimento e crudeltà.
la nostra indagine si è limitata all'astronomia. E quanti erano gli osservatori? In Italia c'erano 12 osservatori, erano il retaggio della tradizione ottocentesca e che occupavano poche persone, occupavano circa 30 astronomi. E, di questi 30 astronomi la percentuale colpita sarà all'incirca del 20%, e di questi 30 astronomi due erano i direttori di due importanti osservatori. Cosa sono state le leggi razziali? Lo abbiamo già sentito. Volevo sottolineare che le leggi razziali italiane vanno avanti indipendentemente da quelli nazisti. I tedeschi non chiedono agli italiani di metterle in pratica, facciamo tutto da noi. E qui ci sono alcuni dei punti salienti, ed è stata proprio un crescendo che comincia nel 1934 e va avanti fino a culminare proprio 80 anni fa, in questi giorni, nei giorni in cui noi siamo qui, e il 6 ottobre del 1938 il Gran Consiglio del Fascismo approva la dichiarazione sulla razza, e poi si arriva a queste che sono le leggi razziali. Questo è il decreto legge firmato dal re a San Rossore il 17 novembre del 1938, e che è considerato proprio il documento delle leggi razziali. Insieme a questo documento ci furono una miriade, una valanga di circolari attuative che colpirono qualsiasi ambito civile. Quello che vediamo qui, questa circolare attuativa, è l'attuazione delle leggi razziali all'interno della società per la protezione degli animali. Quindi gli ebrei venivano colpiti, cercati e colpiti e trovati ovunque si potessero trovare. Insieme a queste circolari attuative erano allegate le famose schede per il censimento degli ebrei, e questa che vediamo è la scheda che è stata trovata a Milano, timbrata Società Astronomica Italiana, che veniva data ai soci, i quali dovevano compilarla, la società la ritirava, ne traeva le conseguenze e la spediva a Roma. Questo è il documento che ha permesso di passare poi dalla persecuzione dei diritti dopo l'8 settembre a quella che gli storici chiamano la persecuzione delle vite. Che effetto hanno avuto queste leggi razziali? O perlomeno a me è sembrato che queste leggi razziali e queste circolari attuative e queste schede abbiano agito, se mi scusate il paragone molto terra a terra, come una pialla. Tutto è stato tagliato. Quello che veniva prima per questi uomini non contava più niente. Niente, non contava essere stati fascisti, non contava aver servito la patria, non contavano i meriti scientifici, non contava avere una famiglia, non contava più niente, semplicemente si era riconosciuti come ebrei e si veniva colpiti in quelli che erano i diritti di ciascuno. Ho provato a segnarne qualcuno: il diritto al lavoro, il diritto allo studio, il diritto alla carriera, il diritto alla pensione, il diritto ad avere una casa, il diritto ad avere una certa sicurezza per la propria famiglia e per sé, il diritto ad avere delle aspirazioni. Niente, tutto finiva. Volevo ricordare che nella nostra ricerca, più che privilegiare l'aspetto scientifico di queste figure, anche se alcuni colleghi hanno lavorato ad una loro approfondita bibliografia, noi abbiamo privilegiato l'aspetto umano. L'aspetto umano che si trova benissimo, anche in questa, anche questa è un'immagine familiare, quello che colpisce in questa storia sono queste immagini. Questo è l'astronomo siciliano che è stato colpito dalle leggi razziali, il primo che vogliamo ricordare oggi, Azeglio Bemporad, direttore dell'osservatorio astrofisico di Catania, e qui lo vediamo con sua moglie Annetta e con i suoi tre piccoli bambini. Aveva avuto Azeglio una carriera normale, come tutti gli astronomi dell'epoca. L'aveva iniziata qui a Catania e poi era andato come direttore a Capodimonte, e poi nel 1933 era tornato ancora a dirigere l'osservatorio di Catania, dove aveva anche la cattedra di astronomia e geodesia e dove stava lavorando a un progetto scientifico internazionale importante, che era il progetto della Carte du Ciel. Aveva vinto il premio dell'Accademia dei Lincei per l'astronomia nel 1910, ma di più era riconosciuto come un instancabile fascista. Aveva aderito sin dall'inizio al partito, aveva lavorato per il partito nell'ambito della cultura, per esempio lui organizzava presso l'osservatorio le giornate dei dopolavoristi fascisti,
organizzava i sabati fascisti, aveva addirittura dotato la rotonda del Grande Equatoriale dell'osservatorio con un diorama che permettesse di agevolare le spiegazioni didattiche per l'astronomia per un pubblico che di astronomo non era. Ebbene, nel dicembre del 38 arriva per lui l'allontanamento dall'osservatorio. Arriva l'allontanamento, siamo nel dicembre. Evidentemente aveva bisogno di un po' di tempo, innanzitutto per capire la situazione. Io penso che queste persone siano rimaste sconvolte da questa tegola che loro è capitata. E un accanimento che continua ancora nell'11 febbraio, quando dal Ministero dell'Educazione scrivono a colui che aveva preso il suo posto, Alessandro Favaro, di dirgli che l'ultimazione del catalogo non sarebbe più spettata a lui, ma al suo successore, e intimandolo a lasciare libero l'alloggio, cioè ad andarsene, a sloggiare. E inizia un periodo di vera sofferenza. Si ritira prima in un paesino sull'Etna, dove sua moglie muore, e nel 43, e vorrei ricordare che Catania è stata la prima università italiana ad essere, diciamo così, liberata, gli alleati arrivano in Sicilia nel luglio, nel 43 lui viene, poi nel 44 gli viene riproposta la cattedra, ma lui è talmente provato dalle sofferenze, dalla perdita della moglie, che non si riprenderà più da questa terribile vicenda, e poi morirà l'11 febbraio del 45, è sepolto nella parte ebraica del cimitero di Catania, e qui possiamo vedere come lo ricordano ancora oggi, tra l'altro, i colleghi dell'osservatorio catanese. L'altra persona colpita è molto legata ad Azeglio, perché è suo cugino, è Giulio Bemporad, colpito nel 38 quando si trovava come assistente all'osservatorio di Torino. La sua carriera molto simile, lui l'aveva cominciata a Carlo Forte, che era per gli astronomi dell'epoca un po' la gavetta, e poi era stato una decina di anni a Capodimonte, e poi nel 33 era andato a Pino Torinese, dove il 14 dicembre, quasi tutte le lettere di espulsione sono datate 14 dicembre del 38, arriva per lui l'espulsione. Ho trovato in un documento una frase abbastanza sconcertante che volevo leggere. Allora, dal ministero cercano Giulio presso l'osservatorio per comunicargli che gli è tolta la pensione. E sentite cosa scrive il direttore dell'osservatorio, che era Luigi Volta, al ministero. Scrive: io con quest'uomo, cioè con Giulio, non desidero avere più rapporti con lui, nemmeno d'ufficio. Del resto non appartiene più a questo istituto. E la cosa era assolutamente liquidata con queste parole. Per Giulio si apre una strada nuova, diversa dagli altri, perché in quegli anni ufficiali, cioè non clandestini, vengono fondate alcune associazioni in Italia che si occupano dell'assistenza agli ebrei, assistenza che era sia assistenza proprio banale, mangiare, dormire, i vestiti, le scarpe, le medicine, ma anche la possibilità di farli espatriare, di allontanarli dall'Italia. Ebbene, Giulio scopre una nuova vocazione in semiclandestinità, diventando delegato della Delasem per Torino, e agendo molto per i suoi connazionali che si trovavano in difficoltà. E anche lui muore senza mai essere rimesso al suo posto nel luglio del 45. L'altro direttore di un osservatorio astronomico, Guido Horn d'Arturo, direttore dell'osservatorio astronomico di Bologna, lo vediamo in un'immagine giovane, e poi lo vediamo in un'immagine durante l'osservazione dell'eclisse di sole nel 36. Dobbiamo immaginarci che le leggi razziali colpivano persone nel fiore della loro carriera. Horn qui è un astronomo importante, è un astronomo che durante la prima guerra mondiale aveva combattuto dalla parte degli italiani, disertando l'esercito austriaco, lui era triestino, ed è un astronomo che veramente si trova all'apice della carriera. Ricordiamo soltanto alcune cose: era ordinario di astronomia a Bologna, direttore dell'osservatorio, nel 1936 aveva fondato l'osservatorio di Loiano, una succursale importantissima per l'astrofisica in Italia, lavorava allo Specchio a Tasselli, come ha ricordato Fabrizio, aveva fondato l'unica rivista divulgativa di astronomia alla quale teneva come a un figlio, Celum,
aveva dato inizio a una serie di pubblicazioni dell'osservatorio, stava riordinando completamente la biblioteca e l'archivio. Ebbene, la pialla arriva anche per lui, in una maniera drammatica, tant'è che lui chiede di poter frequentare l'osservatorio in ore notturne e a proprie spese, in modo che non venisse visto, lui che era stato il direttore, e il rettore nega questo permesso a Horn, che comincia a vivere in semiclandestinità. Se ne sta per un po' a Bologna e poi va a Faenza, forse da un suo amico astrofilo, e poi vive a Pesaro e deve subire anche l'ultimo affronto. L'ultimo affronto è la famosa questione della doppia cattedra nel 45. Noi sappiamo molto di Horn perché ha lasciato un archivio bellissimo e ordinato. La doppia cattedra perché quando Horn se ne va nel 38, come ricordava il professor Rossi, gli avvoltoi ci sono e Francesco Zagara arriva subito per prendere la cattedra, e nel 45 la proposta dell'università è che la cattedra rimanga doppia, cioè un po' a Horn e un po' a Zagara. Ovviamente per Horn è una situazione insostenibile, fa di tutto per riottenere ciò che gli spettava, ma questo non succede. Per un periodo è destinato a convivere in questa situazione della doppia cattedra e soltanto nel 48, quando Zagara vincerà la cattedra dell'osservatorio di Brera, otterrà ciò che era suo. L'ultimo affronto di Horn: se noi oggi andiamo alla biblioteca universitaria e apriamo lo schedario della biblioteca universitaria, cioè un affare come quello, ancora oggi vediamo ciò che la censura fascista appose sia sulle schedine di biblioteca, quella sigla LibSG vuol dire libro sgradito perché è di autore ebreo, ma addirittura sul frontespizio delle sue pubblicazioni il timbro ha riportato e rimarrà lì a perenne memoria di questa tragedia, con dei risvolti per noi quasi comici oggi, se fosse possibile dirlo. C'è un altro bolognese che volevo ricordare ed è Luigi Iacchia, amico di Horn, è assistente all'Osservatorio Universitario di Bologna, a Bologna viveva con la madre anziana, arriva per lui la dispensa dal servizio e lui scrive al suo rettore queste parole testuali: la situazione si presenta per me senza via di uscita. Ma la via per lui fortunatamente arrivò in questa organizzazione, Emergency Committee for Displaced Scholars, che era negli Stati Uniti e che era nata nel 1933, all'inizio con lo scopo di accogliere coloro che scappavano dalla Germania invasa dai nazisti, gli scienziati, e di dare loro un lavoro, e poi ovviamente si estese agli ebrei e agli ebrei che scappavano. Ebbene, riuscì Shapley, che era il direttore dello Smithsonian University ed era responsabile per l'astronomia, in questa lettera scrive in Italia, scrive a Giorgio Abetti, direttore ad Arcetri, chiedendo notizie di Iacchia. Le risposte sono positive e tant'è che Iacchia poi riesce a scappare in America di fatto con la sua mamma e si mette a lavorare al servizio degli alleati, e poi allo Smithsonian compirà tutta la sua carriera. Il nipote ci ha detto che l'unico documento che conserva dell'Università di Bologna è la lettera con la quale viene dispensato nel 38 dal servizio. Avevamo inserito anche nella nostra presentazione un accenno a Levi Civita e a Bruno Orsi, che è vero che non sono stati astronomi, ma hanno compiuto delle ricerche che poi hanno portato degli sviluppi fondamentali nell'astronomia e nell'astrofisica. Ma soprattutto la figura di Bruno Rossi ci ha offerto lo spunto per parlare veramente di questa quasi inqualificabile corsa degli avvoltoi alle cattedre che erano rimaste vacanti. E volevo portare la vostra attenzione sulle date. Il 10 ottobre arriva a Rossi la lettera con la quale viene sospeso dal servizio a partire dal 16 ottobre. Lui il 12 ottobre nel frattempo va in Danimarca. La stessa data, cioè il 12 ottobre, nei pochissimi giorni che intervengono, che passano tra il 10 e il 16, inizia la caccia alla sua cattedra. Quella che abbiamo trovato nell'archivio dell'Osservatorio di Padova è una lettera di Ugo Amaldi, il quale scrive al direttore dell'Osservatorio di Padova chiedendo semplicemente
nell'ipotesi che dobbiate provvedere con una chiamata alla cattedra di fisica sperimentale, io vorrei richiamare vivamente la tua attenzione sul professor Gilberto Bernardini. La questione delle leggi razziali è ricordata tre righe più sopra come una questione sotto tanti aspetti grave e delicata. Ci siamo chiesti cosa Valeria Zanini, che ha studiato questa parte, che ha trovato questa lettera in archivio, cosa fosse lecito, cosa sia lecito fare in nome di una cattedra universitaria. E questo è un documento che anche questo ci ha veramente molto molto colpito. E vorrei finire la mia relazione dal punto in cui sono partita, cioè dai documenti trovati presso l'archivio della Società Astronomica Italiana. Di fianco, di fatto, vediamo che il telegramma con cui si chiedeva di inviare i nomi dei soci ebrei venne subito, si ottemperò subito a quelle disposizioni. Il telegramma cioè ebbe un seguito ed Emilio Bianchi, direttore dell'osservatorio fascistissimo e direttore della Società Astronomica Italiana, provvede subito a inviare al Ministero i nomi dei soci ebrei. Nomi dei soci ebrei che contengono, raccolgono gli astronomi che abbiamo ricordato, ma raccolgono anche i nomi di alcuni astrofili. Allora, innanzitutto raccolgono il nome di uno dei fondatori della SAIT, che era Vito Volterra, che non ha bisogno di nessun commento. Era considerato il signor Scienza Italiana, era colui che aveva fondato il CNR, era stato il presidente dell'IAU, e anche lui viene, come dire, denunciato anche come membro della Società Astronomica Italiana. E poi vengono denunciati anche degli astrofili, diciamo così, dei buoni astrofili che erano iscritti alla società, delle persone normali, delle persone per le quali anche noi abbiamo fatto molta fatica a trovare informazioni, purtroppo, perché sono sempre state persone colpite dalle leggi razziali. I loro nomi sono Raffaele Foà Gabrovitz, nemmeno il nome di battesimo abbiamo trovato, e Giorgio Piccardi. Di alcuni abbiamo conservato le storie, abbiamo ricostruito le storie. Per esempio Raffaele Foà scampò al primo rastrellamento nella zona di Casale Monferrato, scappò per caso, non era in casa e un bambino gli disse di non tornare, e visse dal 43 fino alla fine della guerra protetto in casa di un prete cattolico, il quale, quando arrivava qualche pericolo, lo nascondeva in un buco nell'orto e lo ricopriva di fascine, di legna, come una rana, dice lui. E la cosa che ci ha lasciato scritto raccontandoci questa esperienza, lui era un professore di liceo, è che lui traeva molta consolazione durante queste notti al buio e al freddo, guardando il cielo stellato e conversando con questo prete. Di Gabrovitz non sappiamo nulla oltre al nome, mentre Giorgio Piccardi veniva perseguitato in virtù della moglie ebrea, addirittura, e è veramente terribile vedere l'affanno di questo uomo che continuamente andava alla questura di Genova, dove in base al funzionario poteva avere garantita o la protezione o la delazione, e quindi quello che veniva chiamato allontanamento verso est, che poi i testimoni ci hanno detto che cosa significava. Volevo chiudere, no, ancora una piccola cosa. Nel 45, nelle memorie della Società Astronomica Italiana, queste persone sono ricordate. Scusate, nel 45, alla fine della guerra, nelle memorie, che è l'atto ufficiale, la pubblicazione della Società Astronomica Italiana, sono ricordate le persone che erano morte nel frattempo. Per esempio viene ricordato Volterra, viene ricordato Levi Civita, vengono ricordati i Bemporad. Ebbene, in questi piccoli necrologi fatti per ciascuno di loro non c'è ancora una volta niente che ricordi che erano stati vittime delle leggi razziali, o meglio, come molti le chiamano ormai, delle leggi razziste. Vorrei chiudere questa presentazione, molto ci sarebbe da dire, ma questa presentazione ricordando un documentario che è stato trasmesso si vede più volte, comunque, che è stato girato in occasione della liberazione del campo di sterminio di Bergen-Belsen, che è stato l'ultimo campo ad essere
liberato nel 1945, un documentario a cui partecipò come operatore anche Alfred Hitchcock. E questo documentario dice, appunto, la notte cadrà quando noi ci dimenticheremo ciò che le immagini terribili impresse su quella pellicola insegnano. Ebbene, io che ho parlato, mi avete ascoltato anche a nome di tutti i colleghi degli osservatori astronomici, non è stata una ricerca naturalmente fatta solo da me, tutti noi vorremmo pensare, ci piacerebbe pensare che questo nostro piccolo contributo di ricerca storica sia anche il contributo della comunità astronomica, perché davvero la notte non possa più tornare. Vi ringrazio tanto. Grazie molto Agnese per questo invito al ricordo e alla riflessione, che è importantissimo. Non è una domanda ma un commento, ma è in linea perché i nostri due interventi si integrano. Volevo solo dire una cosa perché mi è venuta in mente rispetto a una delle domande che mi sono state fatte. Il commento è questo: le scuole si distruggono non tanto eliminando i maestri quanto eliminando gli allievi, e questo vale per noi oggi. Grazie per la bella e significativa presentazione. Io volevo appunto fare un commento sulla questione di Ugo Amaldi, perché lui è stato, il matematico Ugo Amaldi, ha scritto, diciamo, alcuni testi che hanno avuto, didattici, che hanno avuto una diffusione enorme a quei tempi e che ancora adesso addirittura alcuni sono ancora pubblicati, con due matematici molto più di livello di lui, che però era un grande didatta comunque, che erano Federico Enriquez e Tullio Levi Civita. E quando questi due i testi scritti insieme a loro vengono in qualche modo banditi attraverso le leggi razziali, chiaramente questo colpisce anche lui indirettamente, ma in realtà poi i testi lui ci rilavora, vengono pubblicati comunque dalla Zanichelli per non perdere le adozioni, e lui corrisponde, poi ci sono i documenti, corrisponde la cifra, anche se sono poi solo a firma sua, agli autori. Quello che mi ha sempre meravigliato di Ugo Amaldi, e che secondo me questo segna anche, mostra come certi grossi eventi storici mettono in conflitto le generazioni, tra padre e figlio, e che quando lui diventa preside di facoltà praticamente subito dopo la guerra, lui chiaramente fa parte delle commissioni di epurazione all'interno dell'università per cacciare o per punire o per prendere provvedimenti contro quei professori che si erano chiaramente schierati dalla parte ingiusta, e lui in realtà difende alcuni suoi vecchi amici e colleghi come lo stesso Francesco Severi, e in cui ci sono delle sedute di facoltà in cui padre e figlio, cioè Edoardo Amaldi il fisico, si schiera molto violentemente contro questa posizione del padre, e per essere più severi possibili contro questi queste persone che devono educare le future generazioni e non sono assolutamente un esempio da seguire. Ecco, quindi volevo mettere in rilievo certi aspetti. Grazie. Io non voglio difendere particolarmente Ugo Amaldi, ma in realtà lo difendo. Allora, Ugo Amaldi è personaggio rispettabilissimo, di altissimo livello. Ora, se uno guarda in quell'archivio, può essere, facciamolo assieme, che ci trova anche la lettera di Enrico Fermi in supporto di Gilberto Bernardini per quella cattedra. Gilberto Bernardini era un personaggio strategico in Italia, era uno dei pochi di altissimo livello che restava lì. Stava a Camerino, era stato salvato dall'essere chiamato a Sassari alcuni anni prima, stava a Camerino dove era totalmente perso, cioè la sua esperienza. Quindi se Ugo Amaldi, Enrico Fermi e altri hanno cercato di metterlo a Padova, e la cosa ovviamente ha senso. Ora poi voglio puntualizzare un altro fatto che è spaventoso, cioè
il fatto che queste leggi razziali vengono vengono effettivamente percepite come leggi, quindi c'è la firma del re, c'è la firma del guardasigilli, c'è la firma di quello e così via. Una delle esperienze più sconvolgenti per me è che per ragioni, per altre ricerche, ho consultato i documenti delle registrazioni della Corte dei Conti di questi provvedimenti in cui la gente veniva rimossa e così via, cioè gli effetti delle leggi razziali erano decreti dei vari ministeri, e la Corte dei Conti sta lì, dice, vista la legge tante tali, vista la cosa, cioè vengono fatte delle operazioni ignobili, pensando che siano leggi. Questa è la cosa terribile, cioè il fascismo totalitario ha un potere di conglobare la macchina dello Stato all'interno di questa tritacarne. Volevo aggiungere solo una cosa. Al di là delle valutazioni e dei giudizi morali che uno potrebbe dare o potrebbe dire meglio non darli perché bisognava essere all'epoca, eccetera, tutto quello che volete, anche se forse non sarebbe male darli, ricordando che un certo numero di persone, seppur piccolo, si è rifiutato di iscriversi al partito, situazioni di questo genere. Quello che ci ha colpito particolarmente, almeno a me e ad Agnese, forse nella nostra ingenuità, sono state le date. Cioè è chiaro che si sapeva, perché l'abbiamo saputo tutti, che quando ci sono state le leggi razziali c'era stata la corsa non solo alle cattedre universitarie, ma anche negli uffici, nei pieghi pubblici, nelle scuole, cioè dove si liberava un posto ci saltavano dentro in tanti. Questo si sapeva, lo si dava per scontato. Ma la cosa che ci ha colpito, ripeto, è stato il fatto che il 10 ottobre viene mandata una lettera dal Ministero dove dice guardate che il 16 decadete e viva Dio, questi il 12 sono già lì che scrivono. Non voglio dare giudizi morali, però colpisce quella data. Molto velocemente, perché non abbiamo tempo, molto molto velocemente. Mi presento, sono Benedetta Campanieri dall'Università di Bari. Molto velocemente, volevo fare un cenno alla pervasività di questa mentalità al limite proprio del paradossale, citando un episodio relativo a Eugenio Fubini, che è stato citato e di cui io parlerò, però parlerò più degli aspetti scientifici e non della sua appartenenza a una famiglia ebraica. Nel momento in cui vengono emanate le leggi, lui è già insegnante a Torino, perché essendo un genio dei pupis di Enrico Fermi ha già avuto la cattedra a Torino, ed è fidanzato con la figlia di un esponente molto in vista del fascismo. Dovendo fuggire in America, le chiede di fuggire insieme a lui e di allontanarsi dalla città, e lei assolutamente non si sente in grado di lasciare la sua famiglia per seguire questo dovremmo dire amato, ma in realtà non è così, e lei lo lascia. Lui, che aveva una frase molto ricorrente, le dice let me explain, cioè lasciami spiegare com'è la situazione, perché le cose si metteranno male anche per te, che pensi di essere al sicuro perché appartieni alla classe che in questo momento è dominante. Ma lei assolutamente non capisce e lo lascia così. Lui ovviamente avrà un trauma, ma si allontanerà dall'Italia facendo ovviamente molto bene. Grazie, ecco. Se non hai repliche. Grazie. Ecco, passo il compito adesso a Fabio Bevilacqua, che farà il chairman per i prossimi tre interventi. Spostiamo l'intervento di Adele Larana al pomeriggio. Allora, il primo intervento, Andrea Rapisarda. From the discovery of deterministic chaos to the new science of complexity. Un quarto d'ora? No, purtroppo un quarto d'ora. E poi
qualche minuto, qualche domanda. Thanks for the organization, for the inviting to this very nice and interesting meeting. I'm sorry not to be an historian, but I'll try to reconstruct, according to my knowledge, the history of deterministic chaos and its development since the discovery by Henri Poincaré till today, till the birth of the science of complexity. So, this is a short summary of what I will try to say, although I will for sure not be able to finish. And I will start to ask myself and you why there are so many deterministic laws in science which have no real possibility of prediction, like the motion of a ball inside a roulette, the motion of a falling feather, earthquakes, and so forth. And why this seems to be dominated by chance. Actually, there are for sure deterministic laws, but we say that this is just dominated by chance, at least up to now. Well, Laplace was quite clear in this statement. He said that, as you probably know, all of you know, that an intelligence that would know the law of nature and could develop, to solve this equation, could predict the future and the past. And this was actually true, but it didn't mention that in order to solve this question, you should know also the initial conditions. And this was realized by Poincaré it was published in his famous book, Science and Method, in 1908, in which he realized that trying to solve the three-body problem, that this had no analytic solution, and actually that if you don't know exactly the initial conditions, then it's not possible to predict the future or the past, and a small difference in the initial condition could produce very large differences in the final phenomenon. This was when Poincaré participated into this competition by the king of Sweden and Norway, Oscar II, realized this important fact, but actually he was a pioneer, he was very clever, this gave him a lot of recognition, but it was too in advance for his times, and so this thing was also, because it was very difficult to study this kind of phenomena, was more or less abandoned. A few things about determinism and predictability, because when we start a school, we believe that determinism and predictability are almost the same thing, but actually, due to the fact that simple nonlinear laws can have a very unpredictable behavior, these two are not the same, and we should distinguish. And this is also a lesson, because we could have very simple models with nonlinear dynamics, which could have a very complicated behavior. So you don't need a very complicated model in order to describe reality. And it is very easy to show that. Imagine, in order to have deterministic chaos, which seems an oxymoron, it's just you should have an exponential dependence on the initial condition with an exponent, which is the Lyapunov exponent, which is positive. So imagine that you find a phenomenon which is regulated by this uncertainty, which grows exponentially, and then imagine that at a certain point, when this uncertainty is too big, of the order of one, you invert that equation, and you calculate the maximum time that you could predict your behavior until this uncertainty reach the value of one. Then this is easily calculated, and due to the fact that you have a logarithm dependence, you see that even if this Lyapunov exponent, which should be positive, of course, is very, very small, in order to double your precision, your maximum time, you need to diminish by orders of magnitude
your precision. And this is the essence of deterministic chaos. When you have such an exponential dependence, it's not important. Maybe you can predict your evolution up to a certain time, but there is a limit. There is a limit which is due to the limitation of computers or the limitation of your experimental possibilities. So this is the essence of deterministic chaos, which was realized by Poincaré. And actually, as many things in science, deterministic chaos was neglected for so long, but it's almost everywhere around us. But if you don't have very often the instruments to see what happens around you, you don't see things. And this is a lesson for young people here in the room. So it's very common. You have it in billiards due to the defocusing power of circle obstacles. And this is a geometric solution, so there is no error in it. And it was realized by this mathematician, Robert May, in 1976, with a very simple map, the logistic map, which was published, a paper which was published in Nature. And he realized that you can have very sensitive dependence on the initial condition. This is actually you have this iterative map, and this, according to the control parameter, which is R here, you can have a very regular solution or a very unpredictable one if you are beyond a certain threshold. And this is the geometric construction of the logistic map, and you see that very similar initial condition produce after a few iteration, very different behavior. So, but also driven and damped pendulum can show similar behavior, and this was really a surprise. I mean, pendula are all around us. and then, as I was saying before, there were a few Russian mathematicians and some also American, Birkhoff and others, among the mathematicians, there was Kolmogorov and others that continued to work on chaos. But then it was rediscovered by a meteorologist, Lorentz, who just by chance, as happens very often, doing some computer calculation and repeating it with an approximation, initial condition, and obtaining by chance a different evolution, realized that even flows can have this kind of problem. And this was the simple Lorentz model, which is a description, a very simple description of the atmospheric flow. It's actually a Rayleigh-Bernard convection among two planes at different temperature. And you see that this is the attractor, and you don't see, you see here, you don't see it, but there are a lot of points here, red, which after a few iterations are completely spread all over the attractor, which has a fractal dimension. And another very important thing, it was realized by Feigenbaum in 1978. Feigenbaum was a particle physicist working at Los Alamos, and he was very interested in this kind of simple model with such a complicated dynamics. And he realized that actually it was not just completely noise, there was a precise order, and he applying the renormalization group technique that were developed for statistical mechanics, he was able to derive these two constants, which you can obtain considering the diameter of the logistic map and these distances here. The two constants, by the way, are correlated, so once you extract one, the other comes immediately. And the very nice thing apart from that is that this kind of behavior is very common everywhere. It was confirmed experimentally in many experiments with lasers, electronics of different kinds, acoustics, chemical reactions, and computer simulation. And the constants that you get are very close to the one that you can calculate analytically, almost analytically. So this was the birth of chaos theory
up to the 80s, and of course you can have spatiotemporal chaos, which is turbulence, which is much more complicated. But the important thing is that there are only two ingredients which are important for chaos, to obtain chaos, which are stretching and folding. As soon as you have stretching and folding, you have chaos in your mechanism. And of course, chaos is a regime. Your pendulum can be in a chaotic regime or it can be in a regular regime. So it's not that a system is always chaotic or is always regular. And this is something important to know when you have the observed nature. Well, then fractals. Why fractals? Because fractals were, I say, discovered by Mandelbrot, which was a mathematician, a Belgian mathematician, which realized that actually another thing that was in front of everyone, that nature has not a simple geometry. It's made, I show many examples. The coastlines of, he asked how long was the coastline of Great Britain, and realized that according to the unit that you use, this is longer and longer because it has a fractal dimension. This is the famous Mandelbrot set, but I have no time to speak about it. And he realized that many objects in nature have a scale invariance and have a finer and finer structure, which is very similar, and can have also a non-integer dimension. This non-integer dimension is a simple generalization of the usual dimension that we learn at school. Again, I have no time. Of course, this happened in the 70s, but actually many mathematicians knew already these strange sets. One of these was Cantor, but mathematician loved continuity, so fractal things, complicated things, were a kind of monster. And this Cantor set, I mean, you take away always the one third of the middle of this initial segment as a fractal dimension, which is in between 0 and 1. Then you can have this Koch curve, which is in between 1 and 2, and others, Sempiski gasket. But the important thing is that this kind of mathematical object describes nature. You see there are a lot of leaves, trees, phenomena which have this kind of structures, and also inside us, not only around us. And there is also a reason for that, because when you have a fractal structure, usually you maximize the surface to volume ratio, and this is important in our lungs, in our veins, and so in our neurons, in our brain, and so this is also very important. And another thing is that with simple iterative rules, you can construct this kind of pictures, which are very similar to what you observe. Okay, I don't have much time, so let me just close with this. I will not say anything about complexity. If you ask me, I will tell you something. But this is a brief history of deterministic chaos, starting from Poincaré, then a few mathematicians from the United States and the Soviet Union, and then again it was rediscovered. Fermi gave important contribution to nonlinear dynamics with the famous FPU system, but I didn't say anything about that. And then fractals, which are strongly related to Lyapunov exponents, and strange attractors, which were just discovered by Ruel, and then Feigenbaum with the logistic map, and then many others. Okay, I close here. No, I want to take much more. In some system you can calculate it analytically, very simple one. For example, for maps, it's very simple. For the logistic map, in others, you have to calculate numerically.
Buongiorno. I will speak in Italian, but my slides are in English. Sorry. Più di una volta non le ho presentate le slide proprio per evitare questi problemi, però stavolta mi ero deciso. Ci siamo? Ma qual è il problema? Non riusciamo a mandare. Scusate per questa interruzione, cercherò di essere veloce, mi puoi fermare quando sono 10 minuti, quindi vabbè, insomma, un po' di parapetto, parto d'ora in tutto. Allora, oggetto di questa presentazione è un concetto, la forza, un concetto, diciamo, su cui si è parlato, sono spesi milioni di parole, quindi è un argomento che può rischiare di essere banale, spero che riuscire a non farlo diventare tale. Diciamo, il problema del concetto di forza, in realtà il problema lo vedono più i filosofi che i fisici non hanno mai avuto, almeno fino alla fine dell'Ottocento, grossi problemi a parlare con la forza. È un concetto che usano, e c'è qualche fisico con qualche ambizione epistemologica che ha affrontato il problema. Principalmente sono stati tentativi di espellere questo concetto dalla fisica, tentativi più o meno riusciti. Adesso mi sembra, diciamo, siccome la meccanica classica non è più oggetto di studio per quanto riguarda la fondazione, i fondamenti, diciamo, se ne parla abbastanza poco, quindi problemi sull'ontologia della forza, queste cose non si pongono quasi più. Allora, io, D'Alembert ed Euler vengono adesso, prima di passare, vediamo un po', qui vengono dopo Newton, qui ci sono alcuni articoli, libri in cui D'Alembert parla del concetto di forza, sono un numero, diciamo, c'è qualcuno tra le dinamiche che è quello più celebre probabilmente, comunque ci sono anche dei testi diciamo tecnici e dei testi filosofici, un numero abbastanza limitato. Euler, come vedete, se ne occupa un po' di più, nonostante che D'Alembert abbia interessi epistemologici più spinti di Euler se ne occupa abbastanza di più. Allora, prima di passare al concetto di forza in questi due studiosi, esprimo brevemente qual era il concetto di forza in Newton, un concetto problematico. Cioè, Newton, perlomeno a un lettore moderno, è molto difficile capire che cosa Newton intenda per forza. L'ontologia e la matematica si mischiano, la causa prima e l'effetto si confondono talvolta, che dipende tutto dalle interpretazioni, cioè ci sono centinaia di interpretazioni. Io cercherò di essere abbastanza neutro, di darne poche, insomma, però comunque qualcuno la devo dare. Qui c'è, tra le prime definizioni, tra i primi testi di Newton, tra i primi, insomma, uno dei testi di Newton in cui egli affronta il problema la forza in generale, è un testo di datazione incerta, c'è chi lo data diciamo alla fine poco prima dei principi, c'è chi lo data molto, molto prima. Comunque, la forza è il principio causale della moto e della quiete, quindi la forza, qui c'è una certa connotazione ontologica, la forza, no? Che può essere esterna o interna. L'inerzia è una forza, secondo Newton, all'interno di un corpo. E, diciamo, sul concetto di inerzia, anche qui sono stati scritti fiumi di parole.
Io credo che Newton, anche lui, non avesse le idee completamente definite, non dico chiare perché sarebbe, diciamo, un torto estremo non dire che Newton non aveva le idee chiare, però insomma qualche dubbio, qualche cosa. Quindi tratta l'inerzia, quella che noi chiamiamo inerzia, che è un concetto abbastanza settico, la difficoltà della materia a spostarsi, insomma, per Newton è proprio una forza, è qualcosa che assomiglia al concetto medievale di impeto. Comunque questa è una possibile interpretazione. Scusate, qui non riesco a maneggiare. Nei principi Newton distingue tra la forza interna e la forza esterna, anzi più che la forza esterna è la vis impressa, che è qualificata come un'azione. È un termine tecnico, diciamo, era già diffuso ai tempi di Newton, poi diventerà qualcosa di più, non è proprio una forza, è qualcosa, diciamo, per esempio in alcuni casi è l'integrale della forza rispetto al tempo, però diciamo Newton non dà una definizione precisa. Quello che qui mi interessa considerare, notare, è che Newton considera tre tipi di forza negli esempi. Considera la forza, diciamo, dovuta all'urto, la forza dovuta all'urto, la forza dovuta alla pressione e la forza dovuta alla forza centrifuga. Queste tre forze, nessuna di queste tre forze si può dare una misura a priori, cioè non sono grandezze non misurabili. La forza impressa, diciamo, poi vedremo, diciamo, potrebbe essere un tentativo di dare una misura all'azione di queste forze. Queste forze, quindi, diciamo, non esiste in Newton, almeno secondo me, non esiste un concetto a priori di forza. La forza, diciamo, viene misurata attraverso gli effetti. Per esempio, se guardate queste definizioni che si trovano nei principi, si parla della definizione riguardano la forza centripeta e definisce la forza acceleratrice come la quantità della centripeta forza, che è la misura, la forza acceleratrice è la misura. Quindi qui Newton sembra confondere la causa con l'effetto. Quindi sembra quasi che, diciamo, la forza sia una definizione. Avanti. Passiamo ad Euler. Euler si occupa molto della forza, cerca di spiegarne le origini. Anche lui dice che ci sono delle cause interne e delle cause esterne del moto. E alla causa interna dà il nome di inerzia. In Euler l'inerzia non è una forza, è semplicemente una caratteristica dei corpi a permanere nel loro stato. E lui chiama forza ciò che determina il cambiamento del moto. In Euler la forza è dovuta essenzialmente, l'origine della forza è associata a due cose, è associata all'impenetrabilità dei corpi e all'inerzia dei corpi. Due punti, quando si incontrano si scambiano delle forze perché non si possono penetrare, si scambiano delle forze perché hanno un'inerzia. Qui c'è quello di prima era una citazione dalla teoria, un testo del 1970, uno degli ultimi. Questo è il primo testo che Newton, che Euler ha scritto, in cui introduce le forze e sembra di volere introdurre una definizione a priori, cioè usa come criterio di misura delle forze un criterio statico, è il criterio dell'equilibrio. Quindi, data una forza campione, le altre forze si possono misurare applicando criteri d'equilibrio. Quindi io ho questa forza, se ho una forza incognita che voglio misurare, vedo con quante volte devo applicare la forza campione per equilibrarla. Però anche Euler si pone il problema, intanto la direzione di una forza è la linea retta lungo cui il corpo cerca di muoversi, quindi dà una definizione della direzione non a priori ma sulla base del moto.
quindi la forza è misurata in qualche modo, è determinata dal moto. E poi dice, in statica noi riusciamo a dare una misura della forza, ma in dinamica non ci riusciamo e possiamo misurare la forza solo attraverso gli effetti. Questa è una cosa che normalmente, diciamo, normalmente si pensa che Euler dia una misura a priori, dia la possibilità di misurare la forza a priori, in realtà questo è vero solo in parte. Vediamo a D'Alembert. D'Alembert è, diciamo, il campione, cioè passa per essere il personaggio che rifiuta il concetto di forza, questa causa, questo concetto oscuro, no? In realtà, diciamo, però, diciamo, è vero, il trattato dove D'Alembert racconta, diciamo, espone le sue posizioni di meccanica, di dinamica, è il Traité di Dynamique, che è un testo giovanile, scritto da una ventina d'anni D'Alembert, l'ha scritto anche abbastanza in fretta, perché c'era Clairaut che aveva presentato all'Académie des Sciences un trattato che era simile al suo, quindi lui si sbriga a pubblicare il suo Traité. È un trattato che apparentemente parla prevalentemente delle forze d'impatto, cioè il trattato di dinamica è un trattato, sembra un trattato non newtoniano, in cui, diciamo, si descrive semplicemente, principalmente, l'impatto tra i corpi. Però una delle cose per cui diventa più famoso D'Alembert è il suo fatto che l'asserzione che la forza è una definizione, F uguale MA è una definizione. E qui però si fa riferimento, non c'è nessun riferimento all'impatto dei corpi, ma ritorniamo alla meccanica, in qualche modo alla meccanica newtoniana. Cioè, diciamo che M per A è una definizione. Quindi questo stiamo studiando non più i fenomeni dell'impatto, ma i fenomeni continui. Newton non ha detto qualcosa di molto differente, è rimasto più o meno su questa cosa. Però anche questa sembra una definizione apparentemente, no? Però se voi pensate come si può utilizzare questa equazione F uguale a M per A, vediamo se ce l'ho più avanti. Allora noi potremmo, se la vediamo nella prima formula, F di T, F sarebbe la forza per il tempo, M di U sarebbe la velocità, potremmo calcolare Φ a partire da un certo moto, cioè calcolando M di U dividendolo per dt ci calcoliamo la forza Φ. Ma che ci facciamo con questa forza? Allora qui dobbiamo fare ricorso a un principio di causalità, dobbiamo ritenere che le cause che determinano il movimento rimangano invariate, in modo che quella forza che io ho determinato prima a partire dagli effetti, poi possa utilizzarla per determinare il moto in situazioni diverse. Quindi, diciamo, non è una situazione completamente diversa da quella, cioè non è che D'Alembert elimina il concetto di forza, il concetto di causa, fa un'operazione, tenta di fare un'operazione di pulizia, ma non ci riesce completamente. Ma anche qui, diciamo, il famoso principio, qui è la cosa in giallo, è, diciamo, tratta da nel punto in cui D'Alembert espone il principio da lui, il cosiddetto principio di D'Alembert, che riguarda la determinazione di quello che succede a dei corpi che hanno un impatto iniziale, quindi, diciamo, problema, non voglio entrare nel merito, soltanto quella cosa che si è scritto in rosso, e lui dice che il movimento dei corpi nel suo trattato si limita a considerare il caso dell'impatto, perché il caso in cui le forze variano con continuità è già stato trattato da altri. Vabbè, scusate una certa confusione, però, diciamo, in parte dalla necessità di rispettare i tempi, diciamo, l'argomento è relativamente complesso. Comunque, ci sono le inevitabili ambiguità nel concetto della forza in nudo, si riflettono nel trattamento di Euler e D'Alembert. Entrambi due cercano di risolvere le ambiguità di Newton. D'Alembert, da una parte, si sposta cercando di dare alla forza un concetto importante, di rendere la forza un concetto fondamentale della meccanica e di definirlo in qualche modo a priori, ma non ci riesce completamente. D'Alembert vorrebbe eliminare il concetto di forza dalla fisica,
dalla meccanica, ma non ci riesce completamente nemmeno lui. Quindi diciamo la via perseguita da Euler sarà continuata da Boscovic e da Kant, che daranno ancora una maggiore connotazione ontologica alla forza, e quella di D'Alembert ha un punto abbastanza nella meccanica del, per esempio con Lazare Carnot. Va bene, ho concluso, vi chiedo scusa. Grazie. Grazie Danilo. Vorrei suggerire in questo excursus di trattati di considerare anche un contemporaneo di Boscovic, che italiano, perché sembrerebbe che gli italiani non è che si occupassero di queste cose, invece se ne occupavano e molto, Paolo Frisi, che era un contemporaneo sia di Eulero che di D'Alembert, tant'è vero che il teorema di composizione dei moti rotatori è stato formulato e provato da Paolo Frisi, non da Eulero. E penso che guardare i testi di questo Paolo Frisi, appunto del 1740 al 1760, dovrebbero essere anche significativi, anche perché questo Paolo Frisi era in contatto con entrambi Eulero e D'Alembert, tanto che un allievo di Paolo Frisi scrisse il primo trattato sulla teoria del moto elicoidale, partendo appunto dal concetto di forza e di momento e di conseguenza delle azioni sul moto di un corpo rigido. Ti ringrazio dell'osservazione. C'è questa tendenza a usare i personaggi più celebri per esemplificare lo svolgimento della storia, penso che sia un vizio comune. Questo momento, in questa fase ci sono caduto anche io. Ti ringrazio dell'osservazione. Castro, domanda? Osservazioni? Forse impressa. Che chiaramente poi dopo collega diciamo la forza al prodotto massa per l'accelerazione. Vediamo che questo prodotto sia nella teoria delle grandezze, cioè lui dice, ovviamente questa è un'interpretazione, che la forza è omogenea di prima specie, di primo grado rispetto alla massa e rispetto all'accelerazione. Ecco che nasce una funzione omogenea della massa e dell'accelerazione, perché altrimenti il prodotto tra due grandezze lui non lo darebbe. Diciamo che la situazione è leggermente più articolata, stiamo facendo riferimento alla legge di Newton. La legge di Newton parla di quantità di moto e forza impressa che è proporzionale alla variazione del movimento. I prodotti appaiono fino a un certo punto, insomma, c'è la costante di proporzione. Sarà Euler a scrivere le formule. Euler, già ai tempi di Euler, il problema dell'omogenizzazione attraverso una costante più o meno adimensionale è un problema che ancora non è completamente risolto. Per esempio D'Alembert, sì, ho parlato velocemente, non ho presentato la forza impressa. Ecco, diciamo già la forza impressa. Ed è misurata dalla variazione del moto. Sì, tu lo chiami prodotto, d'accordo? È misurato da quello, sì. È proporzionale a quella roba lì più che misurato. Lui non le affronta questi problemi, Newton.
detto, ripete, Euler che scrive, passa dalla geometria all'algebra, per cui scrive delle equazioni. Certo, le imperfezioni sono nostre, non sono loro, insomma. Grazie. Bene, passiamo al prossimo speaker. Tonino Drago, che con Danilo Capecchi ci presenta a comparison between Lagrange's mechanics and Hamilton's mechanics. La mia relazione comunicazione non è proprio un aperitivo, perché è una comunicazione di tipo problematico, è più un work in progress che non una serie di risultati, più di più, quindi vuole lasciarvi con dei problemi. Quali sono i problemi? I problemi che poniamo sono quelli che ci siamo posti noi, sui quali non troviamo granché accordo, per cui procediamo con molta lentezza. Il primo problema che abbiamo incontrato è trovare una definizione della meccanica analitica. Non è che i testi su questo siano molto chiari. Si può intendere diverse maniere. Si può intendere che la meccanica analitica è sicuramente la lagrangiana, la hamiltoniana, ma se questo sia esaustivo del campo, se
ci sia da pensare di più non è molto chiaro. Soprattutto c'è un punto che nella storia della fisica, della meccanica, non viene mai sottolineato, ed è il fatto che c'è una crisi nella storia della meccanica che, siccome non è avvenuta per un errore o per un'anomalia, allora viene sottaciuta come se non ci fosse mai stata. Ma c'è una crisi alla fine del Settecento perché la meccanica ormai con Newton e Eulero si è ben stabilizzata, le sue equazioni differenziali funziona, tira fuori un sacco di risultati meravigliosi, però escono fuori nuove meccaniche. Com'è possibile che la meccanica di Newton abbia delle meccaniche diverse? Si potrebbe pensare anche alternative. Di fatto esce in campo il concetto di principio dei valori virtuali come decisivo per portare avanti la meccanica di Lazare-Carnot, che però per noi è poco nota, a quel tempo fu parecchio nota, e la meccanica di Lagrange, che comunque prese un grande spazio. E allora Lagrange stesso pose il problema nella sua Mécanique analytique: se questo principio delle ore virtuali, su cui lui dichiara di fondare la sua meccanica, quindi su questo è esplicito, ed esplicito anche per dire che con i vincoli la meccanica newtoniana non si può fare, quindi è necessario passare a un altro tipo di meccanica. Non si capisce se in alternativa o in complemento o in parallelo. Di fatto su questo è chiaro Lagrange: ci vuole un'altra meccanica. Questo principio delle virtuali discende dai principi di Newton o da principi trattabili come quello della leva, che a quel tempo era molto considerato molto basilare, oppure è indipendente? Tutti gli scienziati del tempo si diedero da fare a cercare dimostrazioni del principio delle virtuali. Fourier ne da 4, Lagrange ne da 2 quantomeno, tutti ci hanno provato. C'è un bel libro a cura di Belash, il cui autore viene dato Poinsot, il quale invece ha scritto varie cose in questo libro, tra cui ha scritto la conclusione, che questo principio delle virtuali non si sa se si può dimostrare o non si può dimostrare. Forse l'unica cosa è quello di generalizzarlo, dice lui, come ha fatto Lagrange, come ha fatto Lazare-Carnot. Ma di fatto questa discussione su una crisi veramente radicale che ha avuto la meccanica finisce per esaurimento, non perché ci sia una presa di posizioni. Questo è un fatto curioso ma molto importante, per dire che la meccanica ci ha avuto una ferita che è guarita semplicemente perché ci si è dimenticato il problema. Se lo vogliamo riprendere il problema, notiamo che subito dopo nasce quella che si chiama la meccanica razionale, che praticamente è quella maniera di fondare la meccanica cercando di basare il più possibile i concetti fisici su concetti di analisi infinitesimale, che a quel tempo sì, veniva riformulata, era all'inizio, da Cauchy, ma di fatto era lo strumento eccezionale per invadere qualsiasi campo. Ricordatevi che 20 anni prima Lagrange aveva lanciato il programma nel 73 con la memoria dell'Accademia di Berlino di ridurre tutta la geometria a sola analisi infinitesimale. L'analisi infinitesimale come bacchetta magica che poteva includere tutto. Allora mettere la meccanica sulla base dell'analisi infinitesimale è sembrato cavalcare il cavallo vincente, essere saliti sul treno che portava l'avvenire. Ora è vero che la meccanica razionale chiarisce molti problemi e porta avanti molte cose, però lo vediamo che i nostri testi anche attuali di meccanica razionale non possono essere considerati rappresentativi della meccanica in senso pieno. Comunque, per proseguire questo discorso storico che faccio in maniera molto, abbiamo fatto in maniera molto rapida e quindi può essere ben soggetto a critiche, sui testi non si trova, sui testi di storia non si trova qualcosa di analogo, abbiamo tentato di ricostruire qualche cosa, e quello che esce fuori è che con questa spinta dell'analisi infinitesimale nasce la fisica matematica, che studia le equazioni differenziali per le equazioni differenziali e poi ci ritrova i fenomeni fisici, e con questo crede di chiudere tutta la realtà, perché una equazione differenziale non può, è indispensabile per capire la fisica.
Di fatto questo viene smentito quasi subito dopo, perché nascono i quanti sono in alternativa al concetto basilare della fisica matematica, che è il continuo, e quindi questo metterebbe in discussione tutta la costruzione di un secolo a quella parte. Di fatto questa crisi viene guarita, perché noi sappiamo che la meccanica quantistica riesce a recuperare il discreto all'interno di uno schema continuo, e quindi in questo senso anche questa rivoluzione che aveva iniziato Einstein in termini matematici viene recuperata e si continua con l'equazione di Schrödinger, faccio per dire, in modo tale che il discreto c'è, ma è come se non ci fosse come alternativa. Quindi in questo senso è una crisi superata questa qua. La meccanica analitica in realtà era già nata, si potrebbe dire, perché alla fine del Settecento Lagrange ha formulato la sua meccanica in termini estremamente nuovi. Quel sogno che lui aveva avuto di includere la geometria dentro l'analisi infinitesimale, riesce a attuarlo con la meccanica, riesce a includere tutta la meccanica in uno. Lagrange riesce a includere tutta la meccanica nella prefazione, la prima pagina della prefazione dice che così la meccanica è ridotta a una marcia sicura e semplice e regolare, cioè la meccanica non dà più problemi, ogni problema viene livellato dal suo strumento analitico che riesce a risolvere qualsiasi problema in termini puramente formali. Ora, in effetti la meccanica di Lagrange è una meccanica superiore in termini di potenzialità alla meccanica di Newton, è ben chiaro ormai nella storia, perché la lagrangiana sopravvive anche in teoria dei campi, faccio per dire, mentre la meccanica di Newton non è certo applicabile in teoria dei campi, ma di fatto, come disse subito Jacobi, la meccanica analitica manca di ogni giustificazione fisica, essendo diventata una scienza puramente matematica. Di fatto la stessa lagrangiana, la L, T meno V, non ha un significato fisico diretto, perché T più V è l'energia, ma T meno V non ha un senso concretamente fisico. Si può cercare di trovare qualche cosa, ma non è una grandezza fisica. Hamilton poco dopo offre una formulazione simile, almeno il suo concetto basilare è l'energia, e quindi in qualche maniera recupera un po' di, oltre al fatto che le sue equazioni sono del primo ordine invece che del secondo ordine, quindi sono dei cambiamenti anche sostanziali, ma di fatto introduce anche lui un formalismo che è pari a quello di Lagrange, e c'è addirittura una trasformazione di Legendre che passa da una formulazione l'altra è anche in maniera reversibile, quindi Lagrange e Hamilton diventano equivalenti sotto questo aspetto, e qui c'è il trionfo appunto dello strumento matematico sulla fisica, la meccanica ridotta in maniera del tutto astratta e potentissima a formalismo matematico. Di fatto l'hamiltoniana e la lagrangiana sono decisivi poi quando nasce la meccanica quantistica, si scopre che la meccanica quantistica può ritornare per H tagliato a zero, che tende a zero, può ritornare alla meccanica classica, però non alla meccanica di Newton, ma alla meccanica di Hamilton. Quindi sceglie una particolare formulazione, le altre non le può recuperare. Ora, quindi questo significa che probabilmente c'è qualche difficoltà a dire che tutte le formulazioni sono equivalenti, perché almeno come ritorno della meccanica quantistica alla classica non tutte sono equivalenti. Ora, con questa meccanica analitica che ci è sembrata poco chiarita dai libri di testo di storia, abbiamo cercato di avere un approccio abbordabile e praticabile in maniera facile, prendendo un testo classico, quello dell'Anxos sulla meccanica analitica.
Ora, la cosa interessante è che l'ANCSOS aggiunge molti fatti storici ai dati formali, che sono invasivi, alle volte schiaccianti nella meccanica analitica. Quindi in questo senso ci è sembrato un libro culturale, diciamo così, della meccanica quantistica. Però queste note storiche sono note sulla fisica del 700-800, del secolo XVIII-XIX, che è un secolo difficile perché a quel tempo c'erano molte ambiguità tra discreto e continuo, differenziali e differenze finite, se non altro dal punto di vista matematico, oltre al concetto di forza che prima prendeva da Lino Capecchi. Quindi fare delle note storiche di quel periodo è un po' rischioso, e di fatto l'ANCSOS ignora completamente tutti i problemi storici di quel periodo. E abbiamo preso il caso di D'Alembert, e considerando D'Alembert come espresso dal suo 3T, perché di Dynamique, che è stato il libro famoso in tutta Europa, e l'ANCSOS traduce D'Alembert, quando tratta D'Alembert, praticamente a sua volontà. Per dirne una, per D'Alembert i corpi sono estesi nel 3T, e invece l'ANCSOS parla di punti massa. E quindi qui c'è un elenco, che so, ad esempio l'ultimo, D'Alembert applica il principio di Torricelli per l'ANCSOS, il principio di valori virtuali, che certamente è più generale, il principio di Torricelli, però bisogna fare un minimo di distinzione, insomma. Torricelli è nel caso del campo gravitazionale, il principio di valori virtuali in generale. Quindi c'è una serie di cose in cui l'ANCSOS traduce i fatti storici a sua maniera, senza avere nessun riguardo di quella che è la verità storica. In particolare la questione che dicevo prima, il principio di valori virtuali, se sia probabile, dimostrabile con le leggi di Newton o no, l'ANCSOS la cava in una maniera un po' barbina, perché in una nota a pagina 77 dice: io sono incapace di vedere come questa dimostrazione potrebbe essere data, che non è molto onorevole per un libro di meccanica analitica che arriva in maniera distesa a lanciare grandi programmi di capire con la meccanica tutto, poi il punto delicato di tutte le questioni viene bypassato con una frase in una nota più di pagina, frase che non dice nulla quando c'è un dibattito aperto in cui Levi-Civita, Tamaldi e Sommerfeld dicono che assolutamente non si può dimostrare, e molti altri invece dicono che assolutamente si può dimostrare. Allora, per andare rapidamente, passiamo ai problemi, e qui abbiamo elencato una serie di problemi. È il principio di D'Alembert riferito correttamente da Lagrange o no? Perché Lagrange, quando ricava le sue equazioni, si rifà al principio di D'Alembert e chiama il principio di D'Alembert una certa cosa. In realtà quella cosa non sembra proprio il principio di D'Alembert, perché Lagrange è in moti continui, D'Alembert nel 3T parla di urto di corpi. Il principio dei valori virtuali, come dicevo prima, è indipendente dai principi di Newton, oppure c'è una prova, c'è una dimostrazione di questo? Questo è un grosso problema, bisognerebbe arrivare, dopo una discussione che ormai dura da due secoli e oltre, a decidere questo punto, che è fondamentale, perché non si adombra mai la possibilità che il principio dei valori virtuali sia indipendente. Se fosse indipendente nascerebbe una divergenza che bisognerebbe giudicare se è una incommensurabilità o che, se è indipendente, vuol dire che non c'è un passaggio tecnico da una formulazione all'altra, quindi c'è una incommensurabilità, e quindi significa che bisogna riprendere in mano tutta una polemica che è stata dimenticata perché si è chiuso tutto in termini tecnici negli ultimi tempi. Ma di fatto il problema è stato posto, perché è chiaro che relatività e meccanica quantistica, grosso modo, bisogna dichiararle incommensurabili rispetto alla fisica classica. Poi non si sa bene come, perché, ma di fatto un salto c'è, e lo vedono tutti gli studenti del terzo anno di fisica. Un altro problema è se la lagrangiana abbia un minimo di significato fisico, perché avere questa formulazione così potente, uno schema concettuale, dice Mario Gunke, che vale in qualsiasi caso, in qualsiasi campo della fisica, che dipende da un concetto che non sa bene se è di fisica o no, non è molto piacevole, un po' imbarazzante per un fisico.
E infine ci sono i giudizi dati da questi due, Scott e Jacobi, se la Lagrangiana sia una bacchetta magica che risolve i problemi senza che noi dobbiamo spiegarci perché, o addirittura ci abbia una natura sovrannaturale. Altri problemi, e chiudo, se la Lagrangiana, e questo è un punto molto delicato, sia una sola formulazione, abbia un solo principio, o sia un gruppo di principi. Perché sì, si può dire che l'energia di conservazione dell'energia e l'equazione differenziale di Lagrange possono essere convertibili l'una nell'altra, ma sono convertibili totalmente, esaustivamente, o di fatto ognuno ha una sua indipendenza. Il principio delle virtuali, ad esempio, con la minima azione, che relazione c'ha? Certo, ci sono delle relazioni tecniche, ma esauriscono il rapporto. Cioè, la Lagrangiana è una sola formulazione o più formulazioni. La stessa cosa per Hamilton, con in più la Lagrangiana da cui Hamilton può essere derivata. È la trasformazione di Legendre completa, cioè rappresenta tutto quello che sono i rapporti tra la Lagrangiana e la Hamiltoniana, oppure semplicemente un ponte formale sospeso nel vuoto di queste due astrazioni. Infine il problema di fondo che anche Mach ha, come si dice a Napoli, ha ronzato, cioè non ha risolto chiaramente, se tutte le formulazioni della meccanica siano equivalenti, perché le differenze sono solo tecniche nella capacità più o meno veloce di risolvere i problemi, o se in realtà hanno delle differenze di fondo che riguardano i fondamenti della fisica e come tale avrebbero tutto la necessità di essere studiati a fondo per recuperare i fondamenti della fisica. Grazie. Grazie mille Tonino. Sì, due domande e poi è l'una e mezzo chiudiamo. Diciamo, io sono un coautore, non sono completamente d'accordo con tutto quello che ha detto Tonino, questa è una cosa, però diciamo, no, è chiaro che c'è una complessità, diciamo che un problema è questo, cioè che i fondamenti della meccanica classica ormai non interessano nessuno, perché i matematici fanno la fisica matematica, gli ingegneri applicano la matematica, i fisici si occupano di altre cose, i filosofi anche non conoscono la matematica, per cui il problema è complesso. Io credo che si dovrebbe aprire una nuova fase, secondo me, anche nella storia della scienza, perché abbiamo avuto un periodo felice in cui si sono studiati i fondamenti negli anni 70, credo un pochettino prima, poi dopo si sono cominciati a studiare i dettagli, perché anche per motivi accademici non si può fare Newton, perché l'hanno già fatto, bisogna fare un minore che non lo conosce nessuno, tutte cose di questo tipo. Forse è venuto il momento di ritornare, di ricominciare tutto da capo, con una cultura che noi abbiamo, adesso conosciamo molti minori che bisogna prendere in esame, non dobbiamo guardare soltanto gli stranieri, ma dobbiamo guardare anche gli italiani, che nel Settecento specialmente erano bravini, nonostante tutto quello che si dica, insomma, quindi... Questo è un commento più che altro. Sì, un dettaglio che spesso viene trascurato. Non è vero che la formulazione bohmiana al limite H che va a zero ridà la Hamiltoniana classica. C'è una differenza fondamentale nelle traiettorie descritte dai due formalismi. Basta pensare alla doppia fenditura, alle traiettorie della doppia fenditura. In quelle traiettorie non c'è mai una traiettoria che si incrocia, cioè che parte dalla parte inferiore e va a quella superiore. Questo tecnicamente è chiamato no crossing theorem. Il no crossing theorem in meccanica di Bohm ha un suo preciso perché: non esiste meccanica classica, le traiettorie classiche si incrociano. Quindi questa caratteristica non si recupera facendo il limite che va a zero. Il no crossing theorem, anche facendo il limite che va a zero, me lo tengo, cioè ottengo solo una sottoclasse delle traiettorie classiche possibili, quelle che non si incrociano. Grazie per questo commento. Sul punto ritornerò questo pomeriggio quando farò la mia relazione personale. Certamente il discorso dell'H tagliato che va a zero è una cosa didattica, ma ad esempio anche nella Hamiltoniana non ridà la struttura canonica, tanto per dirne un'altra. Quindi è una maniera per dire che comunque c'è la famosa teoria che la fisica procede per cerchi che si allargano sempre di più,
e quindi si mantiene tutto il precedente, semplicemente si avanza, ma in realtà l'acqua tagliato che va a zero non funziona. Ok, allora ringraziamo ancora per la bella relazione. Allora, ricordo che la conferenza prosegue per quanto riguarda domani a Reggio Calabria ed è l'autobus che ci trasporterà a Reggio Calabria. È demenziale che singolarmente si vada lì perché il costo è eccessivo, quindi ne facciamo uno solo con l'autobus, va bene? Quindi ora poi nel pomeriggio vi darò l'indicazione del posto dove esatto. E quindi questa è una cosa importante. Un'altra cosa importante è per quanto riguarda la cena sociale, se c'è qualche ovviamente vegetariano, per favore di farlo presente in tempo utile, perché ovviamente potremmo trovare